saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un bel saggio dal titolo Petrarca e l'umanesimo di Riccardo Fubini a cura di Concetta Bianca, che abbiamo il piacere di avere nostra gradita ospite. E questo volume è appena uscito per le edizioni di Storia e Letteratura. Ma io non voglio rubare altro tempo alla curatrice, perché voglio ascoltare quello che ci racconta su questo interessante saggio. Quindi prego, a lei Concetta, a lei. Sì, grazie, grazie anche dell'invito. Vorrei dire proprio due parole brevissime su Riccardo Fubini. Egli, appunto, è nato nel 1934 a Trieste ed è morto nel 2018. Ha insegnato presso l'Università di Siena e poi anche di Firenze. Prima letteratura umanistica, medievale umanistica e poi storia del Rinascimento. I suoi lavori, ecco, anche un breve profilo dei suoi lavori. È iniziato con un bellissimo saggio su Biondo Flavio, apparso appunto nel Dizionario Biografico degli Italiani. Si è occupato di Lorenzo de' Medici e ha pubblicato nel 1977 le lettere, i primi due volumi delle lettere, questa grande impresa iniziata appunto da Rubinstein. Nell'80 sono apparsi quattro volumi dedicati a Poggio Bracciolini, una sorta di ristampa con aggiunta di testi inediti. Nel 92 ha curato All'ombra dell'Auro in occasione dei festeggiamenti per il centenario della morte di Lorenzo il Magnifico. Ha fatto parte anche del Comitato per la Storia dei Ceti Dirigenti della Toscana. Molto importante, il suo libro è apparso nel 1990 da Petrarca, Umanesimo e secolarizzazione da Petrarca a Valla. E oggi, appunto, nel presentare questo libro, devo dire che appunto è l'ultimo libro, quindi una sorta di testamento, dove sono raccolti gli ultimi saggi scritti nel corso appunto degli ultimi anni. Il titolo, appunto, Petrarca e l'umanesimo si riallaccia ad un altro libro apparso nel 1990 dal titolo Umanesimo e secolarizzazione da Petrarca a Valla. E in qualche modo questo libro costituisce una continuazione, nel senso che la prima parte è dedicata a Petrarca, agli ultimi studi su Petrarca e fondamentalmente Fubini sottolinea come Petrarca si collochi con una sorta di frattura nei confronti della scolastica, perché per lui, soprattutto in considerazione del De Vitis Illustribus, la storia non è più magistra vitae, quindi è scollata da un'interpretazione moralistica, ma appunto abbiamo una secolarizzazione della stessa storia. E su questa linea prosegue quest'ultimo libro, prendendo in considerazione appunto l'umanesimo, quindi i personaggi più importanti, appunto Bruni, Lorenzo Valla, Biondo Flavio, Poggio Bracciolini, Manetti, ma ancora Leon Battista Alberti, Enea Silvio Piccolomini, fino ad arrivare ai primi appunto del Cinquecento, non escluso anche l'interesse per l'antiquaria. E a questo punto voglio riportare alcune parole dello stesso Fubini, dove dice, parlando del rapporto tra Medioevo e Umanesimo, scrive: il problema dei rapporti, cioè tra Umanesimo e Medioevo, più o meno conflittuali, fra l'Umanesimo di radice petrarchesca e le tradizioni cristiano-patristiche. E continua: le vecchie strutture sopravvivono nelle nuove realtà
e queste ultime rigorosamente si definiscono rispetto a quelle. L'attenzione al momento religioso rimane ineliminabile dalla nostra comprensione delle epoche storiche. Direi che da questo punto di vista un piccolo libretto a lui dedicato per ricordare la sua figura dal titolo Pensare il Rinascimento è proprio forse un titolo giusto per definire la figura di questo grande studioso che invita tutti quanti con una, come lui stesso dice, volontà di coerenza a rivedere, controllare i vari periodi appunto dell'umanesimo, del rapporto con il Medioevo e dunque ci fornisce delle interpretazioni nuove, molto meditate e portate avanti soprattutto con grande rigore e con una diciamo, coerenza anche di carattere morale che ha sempre costituito la cifra del suo pensiero e del suo comportamento e del suo essere all'interno della comunità degli studiosi, ma non solo, anche perché molto spesso aveva dato dei contributi con un impegno civile estremamente deciso e forte. E dunque, questo libro, appunto postumo, è un omaggio alla sua figura. E rappresenta, come dicevo all'inizio, una sorta di testamento. È costituito appunto dagli ultimi saggi, alcuni sono riprodotti anastaticamente, altri sono stati ricomposti. E dunque non posso far altro che augurare a tutti una buona lettura di questo libro. Grazie per l'intervista, vi saluto. E ricordo il titolo del libro, Petrarca e l'umanesimo di Riccardo Fubini, a cura di Concetta Bianca, che abbiamo avuto il piacere di avere nostra gradita ospite, appena pubblicato dalle edizioni di Storia e Letteratura. Ricordo a tutti i nostri ascoltatori di continuare a seguirci sul sito che è www.italiamedievale.org, dove potranno trovare tutte le nostre video presentazioni. E quindi arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie, professoressa Bianca, grazie ancora. Grazie a voi, grazie.